La comunità aquilana ha salutato con soddisfazione la nomina a cardinale dell'arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Oltre 500 fedeli si sono recati nella Basilica di San Pietro per assistere al concistoro presieduto da Papa Francesco. Al nuovo cardinale è stato assegnato il titolo di San Giovanni Battista di Fiorentini. È un segno d'attestato per l'Aquila, ha affermato Petrocchi. Ogni attestato d'amore comporta anche una chiamata alla risposta, quindi è un segno di predilezione ma anche una responsabilità. E sono convinto che l'Aquila tutta, il territorio che è stato colpito dal terremoto, saprà essere un eco fedele a questa presenza paterna del Papa. Sicuramente, aggiunto, chiederò al Papa di venire in visita all'Aquila e alle zone colpite dal terremoto, anche se abbiamo collegato un'eventuale visita, che sarebbe graditissima, oltre che molto attesa, al fatto che vengano avviati i lavori per la ricostruzione del Duomo, che ormai da 9 anni è nella condizione di rovina, perché la comunità vuole risorgere dopo tutte le sofferenze di questi anni. Sapendo che risorgere è un'impresa che si può condurre soltanto insieme, non al singolare, e quindi è una chiamata ad essere popolo unito nella fede per tutti i credenti, uniti nei valori umani che ci rendono davvero solidali e coesi per tutti gli uomini di buona volontà. È una giornata certamente faticosa, però bella e soddisfacente. La nostra chiesa dell'Aquila vede così rafforzarsi il suo vincolo di comunione e di amore con il successore di Pietro. La cosa più bella al mondo, noi aquilani, che ci protegga la Madonna. Lui ha messo in giro per tutte le parrocchie la Madonna pellegrina, di modo che possa proteggerci anche dai terremoti. Mi auguro che sia così. Siamo orgogliosi di Petrocchi, a cui vogliamo un mondo di bene. Auguri, Eminenza. Il cardinale Petrocchi ha infine espresso compiacimento per la vicinanza manifestatagli dagli aquilani in questo giorno importante. Sento questo attestato di vicinanza che mi incoraggia e sono certo che insieme riusciremo a fare quello che individualmente sarebbe stato impossibile. Ma aspetto dei miracoli che la provvidenza fa sempre dove trova persone unite nel nome di Gesù.